Con i suoi colori tenui ma allo stesso tempo eleganti, il simulacro della Madonna del Rosario custodito all'interno della chiesa di Sabucina è stato portato in processione domenica 9 ottobre su di un fercolo a baldacchino decorato con dei drappi azzurri e dorati, tonalità riprese anche nelle pettorine indossate dai devoti che hanno spinto il fercolo lungo tutto il percorso tradizionale. Una processione che ritorna a Sabucina dopo la pausa causata dalla pandemia e che ha richiamato molti fedeli che hanno accompagnato il simulacro nel tragitto scandito dalle preghiere, canti e dal suono delle note suonate dalla banda musicale. Dopo il triduo di preparazione, a partire dal 6 ottobre, i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario a Sabucina, organizzati dalla parrocchia di Santa Barbara e dal comitato Pro Festeggiamenti a Sabucina, hanno regalato alla comunità parrocchiale, non solo, anche dei momenti di intrattenimento, con la Sagra della Salsiccia e l'esibizione dell'artista Carlo Canebbe e Antonello Cirrone. I festeggiamenti si sono poi conclusi con la processione, fuochi d'artificio e la Santa Messa di domenica. Thank you.